Mentre lo zio Eddie dice diavolerie su di me, beh, oggi sarebbe dovuto essere l'ultimo Comunque, giro. lo zio Eddie è diventato il trasportatore di tutti gli youtuber della zona piemontese. Esattamente, Quindi, anche delle moto non da pista. anche delle moto non da pista. Oggi sarebbe dovuto essere l'ultimo giro con questa Royal Enfield Continental GT, ma a causa freddo non si direbbe, ma ci saranno se no 3-4 gradi. Lo zio Eddie mi è venuto a salvare e quindi siamo sul furgone dello zio Eddie che mi ha aiutato a portare la Royal Enfield in concessionaria perché, ahimè, dovevo restituirla. Grazie Royal Enfield per questa bella prova di questa Continental GT e iniziamo questo video. Su, ancora non so quanti, ma il perché sospendere l'assicurazione d'inverno. Io non ce l'ho l'assicurazione, non vado in giro per strada. Quindi questo è già un ottimo motivo. Se non hai l'assicurazione non hai bisogno di sospenderla e ti puoi vantare di non sospenderla mai. Esatto. Ma adesso vediamo quali sono questi motivi. Primo, fa freddo. A Torino fa freddo. Andare in moto con questo freddo è una sofferenza, non siamo nati per soffrire. Noi dobbiamo andare in moto quando fa caldo, quando si sta bene. Quando fa freddo ci mettiamo la giacca, accendiamo il riscaldamento in furgone e portiamo in giro, fino in pista o fino al campo da cross, la moto con il furgone. Poi una volta lì, facendo attività fisica, ci scaldiamo. A fine giornata ci cambiamo, doccia calda, moto sul furgone e abbiamo risolto il problema del freddo. E questo mi sembra un validissimo motivo, grazie zio Eddie. Ovviamente il freddo è un'ottima ragione per sospendere l'assicurazione. Sono tornato in studio anche perché con Eddie avevamo altre cose da fare. Ma iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto perché potrebbero arrivare robette davvero, davvero interessanti. È tutto un work in progress, ci stiamo lavorando, ma novità molto succulenti. Detto questo, però, beh, il freddo. Da quanto freddo mi fa evitare di andare in moto piuttosto che dire ok, ricomincio ad andare in moto? A mio modo di vedere, quando le temperature iniziano a essere a livello di massime intorno agli 8 gradi, io smetto di andare in moto. Questo perché? Perché ogni 10 km/h di velocità la temperatura percepita si abbassa di un grado. Questo cosa significa? Che se ci sono 8 gradi di massima e io vado a 100 km/h, è come sentirne meno 2. A tutto ciò si aggiunge il fatto che anche l'altitudine fa variare la temperatura e ovviamente sappiamo bene che più saliamo in quota, più ci sarà freddo. Anche in questo caso, più o meno ogni 100 metri di dislivello, la temperatura si abbassa di circa un grado. E questo significa che se noi ci ritroviamo a 100 km/h, a 800 metri sul livello del mare, cosa che qui in Piemonte, data la vicinanza con le Alpi, è molto facile e probabile, significa che potremo sentire temperature percepite anche di meno 10 gradi. E voi direte, ma c'è l'abbigliamento tecnico? Certo, c'è l'abbigliamento tecnico, però uno ha costi molto elevati. Due, c'è il fatto che comunque vai ad investire tanti soldi per un utilizzo che è molto ridotto nel corso dell'anno e questo secondo me va a far perdere un po' di interesse. Terzo, c'è il fatto che il freddo comunque è molto relativo. C'è chi a meno 20 gradi sta a maniche corte e c'è chi come me soffre parecchio. A me non piace particolarmente il freddo e soprattutto soffro tantissimo il freddo agli arti, alle mani e ai piedi, nel senso che perdo completamente la sensibilità e quindi questo va a diventare anche pericoloso durante la guida. Nessuno si vorrebbe mai trovare a non avere la sensibilità sulla leva del gas o del freno o del cambio, per cui insomma meglio evitare. Ma passiamo al secondo motivo, che è una conseguenza diretta del freddo, ovvero il ghiaccio, ma vi faccio vedere questa clip per farvi capire. Sono le 8:30 del mattino e quello è ghiaccio. Pensate come, in che condizioni sono le strade. In Piemonte, infatti, le temperature di notte già da un paio di settimane, quindi da metà novembre, scendono al di sotto dello zero. Questo un po' in tutto il nord Italia e comunque anche nelle zone montane. Credo che chi abita in Basilicata oppure in Sicilia sui 1000 metri inizia già a sentire un po' di freddo, sebbene l'escursione poi tra la minima e la massima siano comunque ben ampie rispetto al nord Italia. Questo cosa significa? Che di giorno la temperatura si alza abbastanza da creare un po' di brezza, ma di notte le temperature si abbassano abbastanza da creare ghiaccio su tutte le superfici, quindi non solo sulle nostre auto o sui tetti, ma anche sulle strade. È vero che nella maggior parte delle strade
poi questo ghiaccio si scioglie non appena esce il tepore. Ma siccome ci sono anche delle zone o delle strade che non sono propriamente battute, sono magari un po' in altitudine, sono nascoste dagli alberi, la possibilità di trovare dei lastroni, anzi delle lastrine di pochi millimetri di ghiaccio è abbastanza elevata, e questo significa, a prescindere dalla moto che abbiamo, fare una rovinosa caduta, un po' come quelle che vediamo qui sui social e che fanno discutere tantissimo i motociclisti. Legati al freddo e al ghiaccio c'è un altro fattore che in pochi considerano, ovvero gli pneumatici. Da sempre gli pneumatici lavorano come? Con le temperature. Siamo sempre così attenti a scaldare la gomma, a guardare le pressioni, a guardare qualsiasi roba riguardante il grip, e poi ci dimentichiamo una cosa più importante, che ogni gomma ha il suo range di temperature, e purtroppo, siccome la moto non è stata progettata per viaggiare con meno 20 gradi e 40 cm di neve, anzi andare in moto mentre nevica è illegale, se vi sferma una pattuglia siete soggetti a contravvenzione. È ovvio che potete dire a me non è mai successo, ma ragazzi, ci va anche un po' di buonsenso. Andare in moto mentre nevica, ok, ti capita una volta, va benissimo, ma non è proprio la cosa più saggia del mondo. E in più, proprio gli pneumatici sono una cosa fondamentale. È vero che al giorno d'oggi esistono dei particolari tipi di pneumatici che hanno gli stessi intagli degli pneumatici invernali, ma la maggior parte delle gomme che usiamo sulle nostre moto, che siano una Michelin Road 6, una Mitas Sport Force, che sia una Pirelli Scorpio Rally o una Rosso 4, sono comunque fatti per lavorare con temperature che siano al di sopra dei 10 gradi. Quando le temperature scendono troppo, la mescola si irrigidisce, la gomma che c'è all'interno dei nostri pneumatici è molto soggetta al variare delle temperature, tant'è che anche un cattivo stato di conservazione di uno pneumatico, anche se questo non viene utilizzato, potrebbe rovinarlo irrimediabilmente, e usarlo con temperature che siano vicine allo zero non è assolutamente una saggia scelta, non solo per l'usura dello pneumatico, ma perché lo pneumatico, non riuscendo a raggiungere la temperatura in cui dovrebbe lavorare bene, va a perdere tutte le caratteristiche fisiche e meccaniche che consentono una buona sicurezza. E questo mi sembra uno dei motivi più validi per non utilizzare la moto d'inverno, o quantomeno utilizzare degli pneumatici che possano essere adatti a questo scopo. Un altro motivo è il sale. Non so se nella vostra regione o nella zona in cui abitate lo avete mai visto, ma quando le temperature iniziano a scendere qui in Piemonte, ma anche in Lombardia e comunque nelle regioni del nord Italia, i comuni e gli enti iniziano a far andare in giro le macchine spargisale. Il sale crea uno strato sull'asfalto, soprattutto vicino ai margini, che lo rende sporco e molto scivoloso. Certo, ha una funzione che è sacrosanta, ovvero quella di evitare il formarsi del ghiaccio, però al contempo sulle moto ha due effetti collaterali. Il primo, la perdita di grip, perché il sale, diciamo che è un po' come la cenere dell'Etna, e credo che i motociclisti siciliani in questo mi possano capire. È molto scivoloso, crea uno strato tra l'asfalto e la gomma che fa pattinare le ruote anche con piccoli angoli di inclinazione, ma anche sul dritto, e questo può essere molto pericoloso. Dall'altro, ha un'azione corrosiva importante. Andare in giro con le strade piene di sale, seppur evitando magari zone o strade estremamente in altitudine dove la possibilità di trovare ghiaccio è più frequente, beh, comunque anche in pianura il sale viene sparso, proprio perché, essendo che di notte le temperature scendono tanto, il sale comunque evita la formazione di ghiaccio. E questo significa che l'atmosfera, quando andiamo in autostrada, in una tangenziale, ma anche in una stradina mediamente frequentata, è piena di sale in sospensione, e questo va a rovinare comunque le carene, ma anche i vostri vestiti e il vostro casco. Dall'altro lato, il sale sollevato dalla vostra moto va a spargersi sul radiatore e su tutte le componenti delle moto, e personalmente ho visto addirittura gli attacchi dei tubi freno completamente corrosi dal sale. Questa è una cosa che vive già chi abita in prossimità delle zone marittime, ma d'inverno vi posso assicurare che è una cosa molto pericolosa. Basta un giro anche di pochi chilometri fatto in strade sparse di sale, lasci la moto poi non lavata per un paio di giorni e probabilmente avrai macchie di ruggine poi molto difficili da togliere. Metterei come altro motivo la chiusura dei passi. È vero, le strade da moto non finiscono mai,
potenzialmente qualsiasi strada un po' piena di curve, collinare, ma anche in pianura, potrebbe essere considerata una bellissima escursione da moto. Ma vuoi per i motivi precedentemente detti, vuoi perché le strade montane vengono di fatto qui al nord chiuse completamente al transito, è il caso del Colle del Moncenisio, del Colle dell'Agnello, del Colle della Lombarda, insomma è estremamente lunga la quantità di passi e strade montane che vengono completamente chiuse al traffico. Perché? Perché non bastano gli spazzaneve né il sale a evitare il fatto che si depositi tanto ghiaccio e tanta neve su quella strada, si va a perdere un po' l'interesse di andare in moto. Questi sono alcuni tra i posti più belli da fare in moto, con panorami mozzafiati, e la loro chiusura inevitabilmente fa un po' perdere l'interesse a utilizzare la moto. Dall'altro lato io metterei all'interno anche una questione di costi. È vero che buona parte dei motociclisti paga una quota di assicurazione molto ridotta, alcuni nell'ordine della centinaia, 200 euro, che obiettivamente potrebbe portare il motociclista a dire: beh, comunque anche se la sospendessi per 3 mesi vado a risparmiare 70 euro, che sono magari 20 euro al mese, non è una grossa cifra, e sono disposto a utilizzare la moto anche una volta in quei 3 mesi, che mi ripaga in qualche modo il tenere attivo l'assicurazione. Ma è anche vero che molti motociclisti, compresi me, o hanno parecchie assicurazioni da mantenere, nel mio caso due, o pagano quote comunque molto elevate. Non è raro il caso di gente che magari all'inizio della loro esperienza motociclistica paga quote all'assicurazione anche di 1.500-2.000 euro. Chiedete ai motociclisti siciliani, chiedete ai motociclisti campani, chiedete ai motociclisti pugliesi quanto pagano. Io stesso, il mio primo anno di assicurazione, ho pagato 1.000 euro per il primo anno. Questo cosa significa? Che se faccio due conti e utilizzo la moto quando a mio parere inizia a valere la pena, ovvero da aprile a ottobre, io riesco a fare con una singola quota di assicurazione 1000 euro 2 anni, quindi 500 euro per il primo anno e 500 euro per il secondo anno, permettendomi così di ammortizzare un po' meglio la quota dell'assicurazione. Questo è sicuramente un fattore che per molti potrebbe non fare alcuna differenza, ma per altrettanti motociclisti potrebbe, unito alle altre cause, far propendere per la sospensione dell'assicurazione. Dopotutto non è l'assicurazione o meno, o l'utilizzare la moto d'inverno o meno, a rendere una persona motociclista. Questa, come sempre dico, è una bellissima passione. Io quest'anno ho percorso più di 40.000 km in moto, ho guidato più di 30 moto diverse, ho vissuto esperienze uniche nel loro genere, ho conosciuto alcuni tra i più grandi motociclisti italiani, mi reputo un motociclista anche io. Non è il fatto di sospendere l'assicurazione per magari dedicare un po' di più alla mia famiglia, ai miei hobby, ai miei interessi, o a progettare magari il prossimo anno motociclistico, che mi rende meno motociclista. E questo vorrei che fosse davvero una cosa che venga distribuita e armonizzata tra tutti i motociclisti. Sospendere l'assicurazione non è, secondo me, un'onta, assolutamente, è qualcosa di saggio, è qualcosa di ragionato, ed è qualcosa di più che logico, soprattutto se appunto viviamo in regioni in cui l'inverno è un po' più ostile rispetto ad altre. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Io come al solito rinnovo l'invito a iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto, e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!